Proviamo a sperimentare questa cosa, la punta della lingua non è mai paga di sperimentazioni, con tutte le difficoltà naturalmente tecniche che queste ci impongono. E lo facciamo questa sera con due ospiti d'eccezione, vorrei dire d'onore. Vi spiego come funziona questa follia. Non lo vedete, ma qui c'è una borsa di dischi. Sono dischi immateriali, ma sono alla fine sempre dischi e sempre musica. Ho fatto una scelta di alcuni brani che potrebbero incontrare il favore di Aldo Nova, ma non è detto. Pescherò a caso da dentro questa borsa dei dischi, lui non sa che cosa verrà suonato, e lui altrettanto randomicamente sceglierà un suo testo, forse invece si farà guidare da una sensazione della musica, ci penserà un po', per cui partirà la musica. Ci sarà un attimo di riflessione del poeta, anzi del PJ, cioè del Poetry Jockey, è un'invenzione di Aldo, giustamente, e poi lui leggerà un testo che entrerà in relazione con la musica. Io magari dirò una parola su quello che sta per essere suonato, ma il resto è la cosa importante, la dirà Aldo invece. Il brano che vi metto adesso invece è di Piero Umiliani, che ha scritto molte colonne sonore per film italiani che non sono neanche tanto considerati dei bei film, forse anche giustamente, però ha legato, diciamo così, l'estetica della sua musica anche un po' all'idea dei soft porno. Non so cosa sceglierà. Sono una signora di 52 anni, bionda ossigenata. Mi chiamo Maria, il segno a cui appartengo è Gemelli. Ho un sogno un po' particolare. Io ho il sogno di andare a letto con Magalli. Magalli assomiglia a mio marito, ma è famoso. Se vado a letto con mio marito nessuno dice niente. Se vado a letto con Magalli ne parlano tutti. Andare a letto con qualcuno è una cosa che piace alla gente e più o meno fanno tutti le stesse cose. Vanno a letto tutti allo stesso modo. Ma alcune persone sono famose. La gente le vede in continuazione e pensa: com'è andare con quello lì che parla quando tu stai guardando la televisione mentre mangi con tuo marito, la suocera, i figli? Non che creda che Magalli sia meglio di Costanzo. Io prima amavo Costanzo. Secondo me il più bello di tutti è Cerchi Paone, anche se Cerchi Paone o anche Fede, anche se non lo si vede più, è un uomo vissuto e può piacere, mentre Magalli è uno che dà sicurezza, si capisce che non è strano, che non può fare le cose strane. Insomma, Magalli non si permetterebbe mai, è un personaggio pubblico, non è una delle donnine che rispondono al telefono erotico. Magalli, quando risponde al telefono, risponde con ironia, con il modo di fare della persona sicura di sé, della persona che ti fa sentire a tuo agio, che fa delle battute anche forti ma senza mai esagerare. Insomma, è un uomo di classe. Inoltre è da considerare che è basso, con un po' di pancia, è socievole. È un uomo di questo tipo, di cui ti puoi fidare. Non assomiglia a un Latin Lover, anche se bisogna considerare che si vede spesso in televisione, e spesso è in televisione da tanti anni, e questo fa sì che un certo desiderio lo susciti nel pubblico che lo guarda. Io con Magalli vorrei scappare in un posto non troppo famoso, ad esempio in una spiaggia, qualunque, così la gente mi vede passare e guarda quella lì che insieme a Magalli passeggiano assieme, mi guardano per vedere com'è la donna che è insieme a Magalli. Oppure sto qua, a Firenze, vado dal parrucchiere con Magalli,
Le amiche dicono: guarda Maria, è con Magalli, è davvero Magalli, chissà come l'ho conosciuto, se è davvero Magalli, ma figurati, sei così. E io mi stringerei al suo petto, lo prenderei sotto braccio per andare a San Frediano con la luna piena a comprare una pizza napoletana al taglio con Magalli.